Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un libro uscito recentemente in libreria su una storia spaziale, ovvero The Long Way, il lungo viaggio di Becky Chambers, edito qua in Italia da Fanucci Editore al prezzo di 16,90€. Come vi accennavo poco fa, si tratta di una storia ambientata nello spazio, in cui esistono diversi pianeti, culture, alieni. Rosemary in particolare è un'umana cresciuta su Marte che per motivi familiari un po' turbolenti decide di cambiare completamente vita. Per questo viene assunta come archivista in una perforatrice, o meglio su una perforatrice, una nave spaziale che crea dei tunnel appunto nella galassia, in modo da rendere più facile lo spostamento. I membri dell'equipaggio non sono soltanto umani, ma anche di specie diverse, una cosa che ho apprezzato tantissimo perché questo ci permette di conoscere appunto delle culture differenti, quelle create ovviamente dall'autrice ipotizzando vita su altri pianeti. Ho apprezzato tantissimo questo elemento perché innanzitutto io amo lo spazio e le storie galattiche, quindi sentire parlare di ipotetiche specie diverse dalla nostra è stato per me qualcosa di veramente molto interessante, anche perché l'autrice descrive in maniera minuziosa non soltanto l'aspetto fisico ma anche ad esempio la lingua. Ci sono delle lingue assurde in questa storia, le tradizioni. Non vorrei sembrare ripetitiva, ma mi ha affascinato tantissimo il modo in cui vengono descritti gli alieni, le specie sapiens non umane per intenderci, perché mi sembravano veramente vere. In alcuni momenti facevo fatica ad immaginarmeli perché vengono descritti benissimo e alcune specie sono veramente molto complesse, quindi spesso facevo fatica ad immaginarmeli, però è stato fantastico, cioè ci sono dei concetti secondo me molto interessanti. L'autrice ha una fantasia pazzesca e penso che abbia costruito veramente molto bene i personaggi. Al di là comunque dei personaggi, degli alieni, anche il cibo, come viene misurato il tempo, il carburante, cioè è tutto diverso, è tutto studiato nei dettagli. È affascinante, è come leggere qualcosa che esiste realmente, la storia di un altro mondo parallelo, cioè è una cosa che mi ha affascinato tanto, mi ha fatto immergere veramente tanto nella storia. Anche se queste continue descrizioni, questo voler fornire tanti dettagli al lettore quasi immediatamente, ha reso secondo me il libro un po' lento e in alcuni punti un tantino noioso, anche perché non c'è continuamente azione nel libro. Quindi la lettura risulta un po' rallentata, diciamo, da queste informazioni, anche se sono estremamente interessanti. Uno dei temi principali di questo libro è la diversità, non intesa semplicemente come diversità di specie, ma anche come concetto, ad esempio, di famiglia, di amicizia, ma anche di sessualità. E l'ho apprezzato tanto, non si entra sempre molto nel profondo per quanto riguarda queste tematiche, però ho apprezzato che ci fossero e che si parlasse quindi tanto anche di famiglia in senso allargato, non soltanto la famiglia biologica, ma anche la famiglia che ti crei tu attraverso relazioni, amicizie, membri dell'equipaggio appunto sul lavoro. È un tema che tocca tutti i personaggi della storia, non soltanto Rosemary, che pensavo fosse la protagonista della storia, invece così non è stato, ed è una cosa che ho apprezzato. Infatti tutti i membri dell'equipaggio sono protagonisti di questa storia, vengono molto ben caratterizzati, alcuni meglio di altri. È una cosa che mi è piaciuta tanto, ci sono quindi voci diverse all'interno di questa storia che però non stonano e è facile secondo me entrare in empatia almeno con uno dei personaggi, perché hanno appunto caratteristiche diverse, caratteri fortemente in contrasto, soprattutto su alcune tematiche, ed è quindi bello vedere diversi punti di vista. Ad esempio mi viene in mente sulla sessualità. Non è che si parli proprio di sesso all'interno di questo libro, ma il fatto che si faccia riferimento ai diversi modi in cui le specie si rapportano con la sessualità è una cosa comunque che mi ha fatto piacere. Non ci si sofferma quindi ad un'unica realtà che può essere magari vicino alla nostra, ma si esplora, si aprono le porte a tante interpretazioni diverse ed è una cosa bellissima secondo me, soprattutto molto adatta al contesto, ovvero una galassia, uno spazio pieno di pianeti, di persone, di specie sapiens e non diversissime fra loro. E a proposito di questo, ho apprezzato tanto che si facesse cenno anche all'eticità dell'intelligenza artificiale,
o meglio, che ci si domandasse che cosa fosse giusto riguardo appunto all'intelligenza artificiale, le leggi ad esempio che ne regolano i diritti, come devono essere trattate, utilizzate, insomma, si esplora anche questo campo un po' più tecnologico. È un argomento secondo me che sta diventando sempre più attuale ed è giusto soffermarsi a pensare a che cosa sia giusto, non perché ci sia una verità assoluta, ma perché non fa mai male riflettere comunque su queste tematiche. Parlando di diversità, in questo romanzo si fa cenno anche al razzismo, ai pregiudizi verso le altre specie. Di nuovo, per me è molto interessante vedere diversi punti di vista su questo argomento e ho apprezzato che tutte le voci comunque all'interno di questa storia fossero più o meno aperte comunque al confronto, al diverso, al conoscere e comprendere. In particolare Rosemary è molto curiosa perché è sempre vissuta in una bolla, no? Nella sua comunità, nella sua famiglia, insomma, nella sua specie. Non ha viaggiato tanto quanto altri personaggi, ad esempio, del libro, quindi per lei è quasi tutto nuovo. Quello che sa di altre specie, di altri pianeti, lo sa perché si è informata, ha letto magari dei libri o dei file, ed è bello quindi vedere come si rapporta alla realtà, scoprire assieme a lei cose nuove. Tuttavia ho trovato Rosemary un po' debole, non ha un carattere secondo me ben definito, non emerge molto la sua personalità all'interno della storia, viene sorpassata, diciamo, da altri personaggi che secondo me vengono elaborati, ricercati meglio. Nel complesso devo dire che sono molto soddisfatta di questa lettura perché mi aspettavo un'avventura spaziale e così è stato, ma non solo. Non è un libro semplicemente di intrattenimento che ti fa vivere un'esperienza che diversamente non potresti vivere, ma ti fa anche ragionare su tante tematiche odierne, in primis la diversità, la tolleranza verso il diverso, il voler conoscere quello che è diverso da te, comprenderlo e accettarlo. È stato veramente un tema, secondo me, molto forte, per niente ridondante all'interno del romanzo, che fa riflettere, ti intrattiene. È un libro comunque che ti intrattiene, però allo stesso tempo ti fa riflettere e secondo me ci sono tanti riferimenti che si possono applicare alla nostra vita di oggi, anche se non abbiamo ancora scoperto vita su altri pianeti. Se vi piacciono quindi le storie spaziali, se state cercando un'avventura galattica, salite sulla Wayfarer, mi raccomando, non ve ne pentirete. Questi erano quindi i miei pareri sul lungo viaggio di Becky Chambers. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se l'avete letto anche voi, se vi incuriosisce o meno, e in generale se vi piacciono le storie ambientate nello spazio che vedono anche per protagonisti degli alieni. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!